Sono Sabrina Sansonetti, presidente di Innova Puglia, la società che accompagna la regione nella definizione del sistema digitale regionale per consentire appunto l'applicazione del tema che stiamo trattando oggi, il tema smart, per consentire la connettività e l'informazione ai cittadini, alle imprese, alle pubbliche amministrazioni. Noi affianchiamo la regione e abbiamo contribuito a creare un contesto che aiuti e faciliti e consenta appunto l'applicazione di questa filosofia che non è molto lontana, perché filosofia smart significa creare un contesto di coesione, dare delle informazioni, consentire anche di, attraverso le tecnologie, di sperimentare nuove vie e consentire anche che le tecnologie possano aiutare a gestire il tempo con una visione anche innovativa, ma con una visione anche fantasiosa, e questo in termini anche molto semplici di che significa smart. Noi abbiamo partecipato a due progetti, PON, Smart City e Smart Community, e siamo presenti in due linee che sono state classificate al primo e secondo posto. Uno è il progetto Education, uno è il progetto EducWork 3.0 della linea Education, e l'altro è il progetto Prisma. Riteniamo che il contesto deve essere anche un contesto in cui si rinnova in temi culturali, e il miglior tessuto sociale sul quale agire sia la scuola. Ed EducWork è orientato appunto a consentire un apprendimento, una dinamica interattiva coinvolgendo sia ragazzi che docenti formatori. Saranno coinvolti circa 200 docenti della scuola pubblica. E invece il Prisma sarà una piattaforma che consentirà di innovare anche la qualità della pubblica amministrazione attraverso appunto il cloud computing.